Scuso per lo stravolgimento dell'ordine dei lavori. Ringrazio intanto Salvatore, tutto il gruppo della Regione Lazio, dell'Italia dei Lavori, Maria Romoro, presentata a Cortina Ferro, tutti quelli che hanno lavorato a questa iniziativa. Lo stiamo facendo in tutta Italia. Stiamo facendo in tutta Italia e stiamo andando in giro per le piazze italiane a parlare di lavoro. Perché qui in Italia parlano tutti di lavoro. Aggiungo, parlano tutti di lavoro che non c'è. E su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è che nessuno dice come fare per creare il lavoro, come fare per mettere in moto questa macchina Italia. Per cui alla fine tutti parlano del problema, nessuno ti dà la soluzione. L'altro giorno ho fatto un incontro con un noto economista al quale ho chiesto soluzioni e lui mi ha risposto: no, io ti posso dare il problema perché io sono un economista, tu sei politico, trova la soluzione. E allora il tema è questo: se qualcuno qua non trova la soluzione, secondo me finiamo solo per parlare del problema. Ed è quello che abbiamo cercato di fare come Italia dei Lavori, presentando questo progetto in collaborazione con il laboratorio Lavoro, guidato da un coordinato Maurizio Zipponi, il laboratorio Economia, coordinato da Alessandro Redi. Abbiamo fatto una proposta, una proposta che ha i due piatti della bilancia: da una parte dove trovare i soldi e dall'altra parte come investirli. Perché fino ad oggi, se voi parlate con chiunque sta al governo, precedente, oggi, Berlusconi, Monti, Letta, alla fine il film è sempre lo stesso: non ci sono soldi. E allora qualunque proposta fai, bisogna tanto che la devi fare, non abbiamo come dare soluzione a tutto questo. Allora noi quello che abbiamo detto, legge di stabilità, la CEPOLPO, io l'ho ribattezzata legge di immobilità, non di stabilità, perché una cosa stabile è una cosa che ti dà sicurezza, è una cosa immobile è una cosa che non si muove, è una cosa morta. In realtà la legge di stabilità che hanno presentato è una legge di immobilità, salvo poi accorgerti che è peggio che immobile, perché è dannosa, non dà nessuna soluzione concreta ma crea dei danni. Lascio perdere perché è troppo semplice la questione dell'IMU, che poi la togli, ma c'è la IUC che poi è la trice, cioè alla fine gira e rigira, sono sempre gli stessi fessi che pagano le tasse e chi non le deve pagare o chi le vale continua a non pagare. Quindi avete portato una legge di stabilità che dice lotta all'evasione seria, non l'evasione casalinga, tutti dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo pagare le tasse tutti, però francamente fa anche un po' ridere e oggi dà anche un po' fastidio vedere certe volte quei servizi televisivi dove inseguono il bambino congelato nella spiaggia e dicono lo scontrino non ce l'hai, ah cavolo, evasore ti ha venduto il gelato, dopodiché quella stessa traduzione televisiva non si accorge che in Svizzera ci sono 180 miliardi di euro portati dai cittadini evasori italiani che rimangono lì indisturbati. La cosa ancora più allucinante è pensare che paesi sicuramente economicamente più soldi dell'Italia, come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, sono andati in Svizzera e hanno detto: sentite, ci sono i nostri cittadini che hanno portato lì i soldi e vorremmo tassarli. Capisco che sono anonimi, ma noi non ce ne frega niente. Quello che bisogna tassare è quantomeno il tasso che noi applichiamo sui nostri conti, quindi 25%. E l'hanno fatto. Parte l'Italia, a parte che non c'è ancora andata, voi sapete che quest'estate nel vostro Saccomanni ha detto ora parto per la Svizzera, io faccio sempre la battuta, ma purtroppo non mi è arrivato, cioè a piedi, nel senso che ancora non è arrivato, questa è la ragione. No, ma poi è come dire, sostanzialmente abbiamo scoperto che ha fatto il furto in gioielleria, il poliziotto l'ha scoperto, non va lì a prendere la refurtiva, chiama il ladro e dice: scusa, ho scoperto che ho rubato, la prossima settimana vengo a casa a prendermi la refurtiva. Io credo che è difficile trovare sia il ladro che la refurtiva, se non trovi nessuno, e così finirà, tant'è che si parla già in Svizzera di rifuga dei capitali all'estero, cioè chi ce li ha lì e ancora li hanno presi, se li sta portando da un'altra parte. Bene, comunque Saccomanni è partito e non è ancora arrivato, ma dice in ogni caso che tasserà al 12%, cioè
Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Francia 25%, noi 12%. Allora capite, poi non ci sono soldi, capisco che non ci sono soldi, se non vai a prendere evidentemente non ci sono, e poi a togliere dalle tasche, a togliere dalle come se sono i miei mica me li tasso. No, no, ma c'è di peggio, la voce citava Massimo Cervellini. Dei vari provvedimenti, legge del fare, non fare, eccetera. I nomi, guarda, è da molti anni che sentiamo, lo ricordate, Salva Italia, Crescitalia, poi abbiamo corretta legge del fare, ora stabilità, cioè, alla fine ci stiamo accorgendo che o non abbiamo capito niente noi, oppure in realtà le cose forse vanno peggio di quanto loro immaginano. E allora ci sono tutta una serie di risorse che possono essere utilizzate. E che nessun governo lo utilizza, l'altro giorno ho incontrato il capo dello Stato. E io ho fatto questa domanda, ho detto scusi Presidente, ma non ci arrivo io, e quindi la prego uno spiegare. Dico scusi, ma se c'è l'evasione fiscale che incide nell'economia italiana 120 miliardi di euro l'anno, se c'è la corruzione, che sappiamo dove, che incide 60 miliardi di euro l'anno, questi sono i dati della Corte dei Conti. Se ci abbiamo 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia che è nel patrimonio dello Stato, scusi, ma perché non andiamo a prendere questi soldi anziché dire che non ci sono soldi? Il Presidente mi ha risposto dicendo sì, ha ragione in questo caso. Però ora al di là di tutto, cioè qua sembra di vivere una sorta di obnubilazione da Palazzo Chigi, no? Cioè nel senso che fino a quando sei fuori dal palazzo sai come trovare la soluzione, appena entri te lo scordi, no? Perché è impensabile che chiunque entra là dentro non si accorga, no? Che cosa si deve fare? No, ma allora io credo che noi questo dobbiamo fare. Fare queste proposte parlando con la gente per strada, per cercare di innescare questo meccanismo virtuoso, in forza a prendere i soldi da una parte per poi investire dall'altra parte. Diceva la legge di stabilità, o meglio di mobilità, ci sono alcuni provvedimenti, uno lo citava Cervellini, non ci sono soldi, come lo sapete, per il lavoro, per investire per le piccole e medie imprese, per le famiglie. Il ministro Mauro che gira con la sua Forteri per il mondo ci vende prodotti italiani, quindi va in giro non per fare guerre, ci mancherebbe altro, va in giro perché ha utilizzato la Forteri per farla come strumento promozionale dei prodotti tipici italiani. Immaginate un po' che cosa straordinaria. Bene, ha messo nella legge di mobilità, ha messo 3 miliardi di euro per ristrutturare la mia guerra. Ma ditemi voi, cioè, non bastavano gli F-35. Ora, 3 miliardi, in un miliardo è stato l'aumento dell'IVA. Cioè, immaginate, l'aumento dell'IVA, solo un miliardo lo non fare. Adesso spuntano 3 miliardi per ristrutturare la mia guerra. Allora, capito? Altra cosa, nella legge di immobilità hanno previsto che si debbano aprire nuove sale giochi in Italia. Noi stiamo facendo una battaglia contro il gioco d'azzardo, nuove sale gioco previste dalla legge di stabilità, perché i nuove sale gioco devono dare stabilità all'economia italiana. Immaginate un po', è una cosa veramente allucinante. Allora io credo che quello che dobbiamo fare, lotta seria all'evasione, vende il bene confiscati alla mafia. Noi partiremo adesso, presenteremo la prossima settimana, se ci arriviamo, un disegno di legge di iniziativa popolare che abbiamo concordato con il direttore dell'agenzia dei beni confiscati alla mafia, per dire che se i beni non possono essere assegnati ai comuni, se non può, perché prioritariamente lo condivido pienamente, lo spirito qual è? Ho confiscato il patrimonio ai mafiosi, a questo punto lo devo utilizzare per finalità pubblica, deve essere una funzione sociale, e quindi può chiedere lo Stato, se ne ha bisogno di questi beni, possono chiedere gli enti locali, possono chiedere le associazioni per farci attività, fanno una cooperativa sociale, benissimo, e questo certamente sì. Dopodiché ci sono beni che non chiede nessuno, oppure peggio, ci sono beni che nessuno può gestire. C'è la CGL che ha presentato anche lei un disegno di legge per gestire, non per vendere, ma per gestire le aziende confiscate. Ha un dato: delle aziende confiscate, dopo la confisca il 90% fallisce. Guardate, io ero in commissione antimafia della precedente legislatura e l'ultima missione che ho fatto è stata a Castelvetrano, perché c'era un terreno di 70 ettari di oliveto con infrantoio confiscato a un legale di Messina Denaro. Io sono andato lì perché lo hanno incendiato.
quindi distrutti, ma già con ripeto, il regolo di impianti non è grande, quindi l'anno prossimo di carro è finito, cioè ci vogliono altri 20 anni prima di metterli in moto. Bene, lì era stato chiesto da una cooperativa legata a Libera, per questo sono andato, la gestione di questi terreni. Tra pastoie burocratiche, autorizzazioni, incompetenza, perché anche questo è un tema, perché se io ho un'industria, se io fino a oggi ho fatto un altro mestiere, non so cosa, non sono in grado di gestire un'industria, per cui è chiaro che è difficile che vada bene. Bene, sono andato lì, la realtà qual era? Che alla fine io non ci ho trovato solo quelli in Libera che volevano della cooperativa assegnati questi terreni, non hanno mai avuto. Ma ci ho trovato le famiglie di agricoltori che ci lavoravano prima con un certo mafioso e che ci volevano veramente prendere a ammazzate, compresa le forze di polizia, e dice sarà stato pure mafioso, ma noi tanto zappavamo la terra e quando c'erano loro zappavamo e guadagnavamo, oggi non guadagna più nessuno. Allora, o noi entriamo in un meccanismo per cui senza avere paure ideologiche, ho fatto pure io l'antimafia, però l'antimafia si fa con le fiaccole, ed è fondamentale, ma si fa anche alle istituzioni, non facendo entrare la mafia, si fa dando un messaggio positivo. Allora, questo patrimonio, c'è un urlo di dolore del direttore dell'agenzia dei beni confiscati alla mafia, il prefetto Caruso, al di sopra di sospetti, è stato prefetto a Palermo, è stato prefetto anche a Roma, e ha girato veramente per l'Italia, con un impegno serio. Ha detto l'altro giorno, lui ha fatto pubblicamente, lo ha scritto sui giornali, ha detto, governo, ho 10 miliardi a disposizione, se ne avete bisogno sono qua. Sta aspettando ancora la risposta. Cioè, ma capite, ma di cosa stiamo parlando? Perché lui ha 10 miliardi, dice lui, di beni da vendere, perché c'è un patrimonio confiscato da 80 miliardi, una parte richiesta, una parte non può essere considerata, ma lui ha quotato in 10 miliardi la parte di patrimonio confiscato che secondo lui può essere venduto con tutti i paletti, perché lui mi sono anche scontrato con un altro antimafia, poi ci sono gli scontri tra antimafiosi, no? Poi ci sono gli scontri tra fan mafiosi, poi ci sono anche gli scontri tra antimafiosi. Perché c'è una linea di pensiero che dice no, attenzione, non possiamo vendere perché solo ti compra la mafia. E io ho detto, ma se ci mettiamo i paletti giusti, magari io li chiamo, se solo compra la mafia, intanto deve pagare, e poi io li confischiamo, ma aggiungo tra l'altro, e questo è un altro tema della nostra legge di stabilità. Ma secondo voi, un mafioso che oggi è un corretto bianco, perché ormai si è venuto anche in Sicilia, non c'è più nessuno col cavallo, la coppola, un parco, non esistono, sono nei film, anzi qualcuno li cerca per fargli la foto, ma non li trovano. Ma i corretti bianchi, secondo voi, con patrimoni enormi, con disponibilità di denaro enorme, sono più interessati a comprarsi l'azienda confiscata o una quota di Finmeccanica? L'azienda confiscata o una quota dell'Enel? Un'azienda confiscata o una quota dell'Eni? Un'azienda confiscata o la Teleco? Io credo che lì sia il rischio, dovevo stare un po' più attenti, no? Qua sono arrivato all'assurdo che in Spagna conoscono prima dei nostri magistrati le intercettazioni degli italiani, no? Perché poi anche questo, anche noi devo dire, con forza, noi diciamo, Comunità dei Valori, ci opponiamo alla vendita di quelli che sono i gioielli di famiglia e soprattutto per venderli all'estero, ci opponiamo, noi dobbiamo salvaguardare un patrimonio, non è vendendo, svendendo il patrimonio che salviamo l'Italia, così la distruggiamo definitivamente. E poi concludo sulla parte della. Questo patrimonio è composto da 1700 industrie, ci sono alberghi di lusso, ci sono cliniche di eccellenza. Ora, Nicolo, io capisco che ci sono 5000 appartamenti nelle più grandi città italiane, però io capisco che un'associazione di volontariato chieda un'azienda agricola, capisco che voglia un centro per il recupero dei disabili, lo capisco. Ma di un appartamento in via Monte Napoleone a Milano, obiettivamente, c'è una casa popolare in via Monte Napoleone, dico, non funziona. Allora bisogna essere seri quando si fanno le cose. Mi fa piacere che il prefetto Caruso, l'Associazione Nazionale Magistrati e tanti altri oggi hanno rivisto la posizione. E noi presenteremo il nostro disegno di legge per dire ciò che non può essere dato per finalità sociale deve essere venduto. E lo sapete qual è la rivoluzione che abbiamo inserito? Facciamo un albo dei beni confiscati, non esiste. Cioè sapete che non esiste un albo dei beni confiscati, non sappiamo quello che abbiamo.
però facciamo un albo e poi diciamo una cosa molto semplice. Guardate, se queste vengono pubblicate sull'albo, vale conoscenza legale, lo sanno tutti, se entro 6 mesi nessuno li richiede, cioè se entro 6 mesi né i comuni, né lo Stato, né le associazioni chiedono questo patrimonio, lo vendiamo. Cioè non mi sembra che, dico, sembra rivoluzionario, non so, sembra strano, ma risolviamo un problema enorme. Andiamo a prendere 10 miliardi di euro, li portiamo nel patrimonio dello Stato e li investiamo su famiglie, su imprese, mettere in moto il mondo del lavoro. E questi sono i tempi, però non si capisce perché non vogliono aprire le cassaforti, cioè è una cosa stranissima questa. Non ti rendi conto perché non vengono fatte. Vado velocemente alla conclusione. Qualcuno parlava di Europa. Allora, questa Europa non piace. Io sono d'accordo con Cervellini, discutiamo insieme. Ho voglia di farlo, tutti abbiamo voglia di farlo. Ma dobbiamo parlare di un'altra Europa. Di un'Europa che non è un'Europa che va a vessare i paesi più deboli a vantaggio dei più forti. In un'azione politica schizofrenica dove non c'è un progetto di politica economica europea. L'altro giorno il ministro degli affari economici, cioè il Rende, lo stesso giorno ha fatto due dichiarazioni. Una, non va bene la Germania perché si occupa più del mercato esterno e non del mercato interno. Contemporaneamente non va bene l'Italia perché non ha i conti a posto. Allora non si capisce più niente. Cioè, ma qual è la linea? Quelli hanno i conti a posto, hanno un buon mercato interno e stanno esportando. E non vanno bene. L'Italia ha un pessimo mercato interno, non riesce a esportare e non va bene. Vogliamo trovare la soluzione? Ecco, manca un'ipotesi, perché se siamo regione è come se in Italia ci fosse una regione che va male ma che va bene, diciamo alla prossima maniera sganciandola, no? Ecco, e andiamo con quelli lì, o ragioniamo in termini di solidarietà. La Grecia, ne avete più sentito parlare, ma non perché ha risolto i problemi, perché li hanno proprio rimossa. Allora, non è che ne cade uno a settimana, cioè cade un paese a settimana dall'Europa, allora non può funzionare. E quindi lavorare a un progetto del genere credo sia importante per chi ha la sensibilità, per chi ne ha voglia, per chi non ha interessi diversi da difendere. Noi con questo progetto sblocca lavoro non vogliamo mettere il cappello, vogliamo cercare collaborazione, vogliamo lavorare. Allargare, bisogna cercare di coinvolgere più possibile categorie, mondo del lavoro, mondo produttivo, anche perché lo diceva Alessandra, ma capite che siamo tutti sulla stessa barca. Prima c'era la lotta. È l'Europa. Cioè, c'era prima la lotta di classe, per esempio, il lavoratore contro l'imprenditore, perché il lavoratore cercava di avere il più possibile, giustamente riconosciuto i suoi diritti, e il datore di lavoro cercava di darti il meno possibile perché doveva guadagnare di più. Oggi lavoratore e datore di lavoro, parlo del piccolo e medio imprenditore, che è il perno delle nostre economie e che è abbandonato a se stesso, perché la grande impresa in Italia si salva sempre, perché la grande impresa, a proposito di vedere la cassa integrazione in debito, credo sia fondamentale, bisogna il coraggio di farlo. Esaminavamo con Zipponi l'altro giorno quanto la Fiat, con questo non voglio dire che la Fiat è battuta gli stabilimenti, ma che debba aprire, quanto la Fiat negli ultimi 5 anni ha preso di cassa integrazione straordinaria. Negli ultimi 5 anni, siccome ha tenuto, guardate che è allucinante, perché non lo dice nessuno, siccome negli ultimi 5 anni ha tenuto in media dal 2008 ad oggi 24.000 lavoratori in cassa integrazione straordinaria all'anno, ha preso in cassa integrazione straordinaria circa 750 milioni di euro l'anno, che moltiplicati per 5 anni sono 3 miliardi e mezzo. Bene, negli stessi 5 anni la Fiat ha diviso utili agli azionisti per un importo corrispondente ai 3 miliardi di euro. Allora, mi dite che senso ha? Cioè, se tu non ce la fai non puoi dividere utili. Allora, per esempio, rivedere, è un po' una follia, però a volte per i più pazzi, ma a un certo punto dire tu utilizzi le tasse di reazione straordinarie, bene, perché vai male, certo, salvi i posti di lavoro sicuramente, ma nel momento in cui comincia a riprendere, ad andare bene, a fare utili, possiamo prevedere un'ipotesi di restituzione di questi soldi che hai preso a favore delle altre imprese che oggi sono in difficoltà? Cioè non sono fondi infiniti. Io credo che questi sono interventi da fare.
se vogliamo cambiare, se vogliamo cambiare seriamente le cose. Per cui noi, ripeto, non vogliamo mettere il cappello, vogliamo coinvolgere tutti, fare in modo che ci sia una forza, datori di lavoro, lavoratori, piccole e medie imprese, che sono sulla stessa parte, che insieme spingano per andare. Da un lato la tutela del lavoratore, dall'altro lato l'abbassamento del costo del lavoro. Vogliamo parlare del credito delle imprese che vanno in banca a chiedere finanziamenti. Il credito bloccato. Abbiamo in questo momento, è una cosa incredibile, noi abbiamo in questo momento il tasso minimo che la BCE possa fare, 0,25. Al prossimo sconto è 0, cioè meno di tanto, non può costare. Bene, mi hanno telefonato alla vostra banca per dire che sono calati i tassi, che hanno abbassato i fidi, che c'è la possibilità di avere un accesso maggiore al credito con un minor costo. Non credo che nessuno qua dentro abbia avuto una telefonata, ma mi hanno detto 8%. Ma è chiaro, c'è bisogno di nazionalizzare una banca, nazionalizziamo, c'è bisogno di prendere la cassa dei depositi e prestiti e la utilizziamo per calmierare il mercato, calmieriamo, ma sempre in un momento di difficoltà straordinaria qualcosa dobbiamo fare. Non è possibile, il mercato è fermo, la macchina si è fermata. Aumentano le accise, ecco, la legge di stabilità, a proposito di mobilità. Per trovare soldi, nel 2014 aumentano le solite accise sui carburanti. Di nuovo, l'Italia è il paese dove si pagano le royalty più basse per le stazioni petrolifere. Cioè, ma vi rendete conto? E le concessioni è dallo Stato. Le concessioni petrolifere in Italia, dalla Basilicata alla Sicilia, il concessionario che fa l'estrazione paga il 7% di royalty, a fronte di una media che è mondiale del 25%, ci sono paesi che pagano il 40% di royalty, noi paghiamo il 7%. Cosa facciamo? La legge di stabilità, ti aspetti, ora mi frega, aumentano le royalty, no, aumentano le accise. Cioè, ma questo è veramente incredibile, guardate. Ecco perché vi dico, io credo che bisogna fare un fronte di persone normali, un fronte di persone normali. Che si opponga a questa follia governativa. Concludo con un episodio per dirmi che tutte le istituzioni sono alla ricerca di punti di riferimento e noi come Italia Nuova questo vorremmo fare. Vorremmo cercare di essere senza urlare, non sappiamo urlare, ma secondo me le idee serie non devono essere urlate, devono camminare. E noi abbiamo gambe buone per farle camminare. Lasciamo urlare altri, poi quelli che hanno urlato, li abbiamo visti, sono finiti a furia di urlare sui tetti del palazzo, continuano a urlare, ma non una soluzione non l'hanno fatta. Chiaramente capiamo che mi rivolgo al Movimento 5 Stelle, lo dico in tutti i posti, io sono un deluso del Movimento 5 Stelle. Non li avrei votati comunque, però sono un deluso, perché nel momento in cui tu porti 150 parlamentari in Parlamento il gioco non si può fare più. Io ho incrociato un libro in Basilicata, è stato bravo Luciano, abbiamo preso il 3,45, perché sentito 3 metri ci ha visto rompere i numeri, 3,45, così siamo a posto in Basilicata, una lista seria di persone pulite, per bene, buttando fuori il marciume che c'era stato prima, perché anche noi qualche cavolata l'abbiamo fatta e non poche, quindi la gente l'ha capito. Il giorno prima c'è andato di libro e ha detto votate per me, non ci conoscete, però faremo meglio degli altri. Io sono andato il giorno dopo e ho detto scusa Grillo, non lo puoi dire più, perché prima lo potevi dire, ma da 8 mesi ti conosciamo, da 8 mesi sei con 150 parlamentari in Parlamento. Io sfido a dire una cosa che questi 150 hanno realizzato in 8 mesi. Se ce la fate, premio. Non c'è nessuno, in nessuna piazza d'Italia, la Toscana, di quello, l'ho chiesto dappertutto, uno che non c'è, non l'ha trovato. E allora, noi questo giorno, l'altro giorno eravamo con Maurizio Zifoni a Pistoia, non c'è il problema dell'Ansaldo Breda. L'Ansaldo Breda è in crisi, sta chiudendo, fa componenti per la ferrovia dello Stato, pronta a essere svenduta. Poi non si capisce perché chi se la compra ci guadagna e noi che ce l'abbiamo ci dobbiamo perdere, perché poi questa è la situazione, no? Perché anche questo è un tema da porci. Nella legge di stabilità hanno previsto, sacrosanto, che i manager di aziende partecipate dagli enti locali che vanno in rosso per 2 anni possono essere rimossi. Sono d'accordo, si sono scordati di metterci le aziende partecipate nazionali, per cui quelli locali, cioè sul territorio lo puoi rimuovere, ma quello che
il presidente o l'amministratore delegato di Finmeccanica, anche se ben rosso non lo puoi toccare, ma strano, cioè, sono queste leggi, no? Che poi alla fine l'intenzione è buona, però poi alla fine tieni conto che manca sempre del qualcosa. Eravamo lì a Pistoia, l'Italia dei Valori, che siamo fuori dal Parlamento, ha incontrato nella sede della CNA regionale, gli industriali, il sindaco di Pistoia che è del PD, imprenditori, ci hanno chiesto, cioè, guardate che siamo alla follia, ci hanno chiesto di intervenire sul governo per cercare di sollecitare la questione al saldo breve. Io mi sono impegnato a scrivere una lettera al Presidente del Consiglio, l'ho fatto, perché cioè, ma il sindaco del PD è governativo, letta è toscana, non è che letta è giapponese, e abbiamo fatto questa cosa. Allora per dirvi che quel sindaco non era impazzito, quindi imprenditori non sono impazziti, non ci sono più punti di riferimento credibili, e quindi credo che noi abbiamo un dovere, visto che l'abbiamo dimostrato nelle istituzioni, quando ce l'avamo, noi eravamo 150, eravamo 29 alla Camera e 14 al Senato, però se noi eravamo 150 a fare la detta, e non solo, quello che non abbiamo fatto dentro, lo abbiamo fatto fuori, con il referendum, con l'azione, tutto quello che abbiamo fatto, lo ricordo, che abbiamo vissuto insieme. Allora, oggi c'è bisogno di nuovo di questo, c'è bisogno di un'azione politica seria, che ridia dignità e fiducia ai cittadini che l'hanno persa per colpa della politica, e credo che la nostra nuova Italia dei Valori, grazie a tutti noi, debba svolgere questo ruolo. La Basilicata dà un segnale importante, perché qualcuno diceva prefisso telefonico, e il 345 ha abbandonato il prefisso, e vi do una notizia in anteprima, abbiamo fatto fare uno studio a un noto sondaggista, studioso, ci hanno detto che la nostra potenzialità si aggira intorno al 10%, chiaro, questo vuol dire che il 10% piano, però significa che c'è un margine, c'è il 56% degli italiani che non vota alle amministrative, non alle europee. Io immagino che le prossime europee andranno a votare il 20%, il 15% della popolazione, non di più. Alle amministrative il 56% non sono, sono persone sfiduciate, allora dobbiamo essere seri, credibili, e riconquistare alla politica, perché ci vuole la politica, se no qualcuno che ti governa c'è sempre. Però non è giunta, la non rappresentanza non è democratica, la non rappresentanza spinge alla dittatura, perché in pochi governano tutto, in molti sono esclusi. Noi dobbiamo fare questo e fare in modo che il cittadino torni a essere protagonista e dare una mano come Italia